Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel quarto episodio della serie su Dungeons & Dragons Collector's Quest, la raccolta di card e figurine Panini dedicata al gioco di ruolo più famoso al mondo. Questo era un episodio che in realtà non era in programma, non avrei dovuto registrare, però siccome in passato ho visto nei commenti degli scorsi video c'è stata un bel po' di confusione riguardo le figurine Parallel, Oro e Argento, anche e soprattutto per colpa di Panini che è stata molto imprecisa nel fornire le informazioni, questa volta voglio darvi le informazioni definitive che sono riuscito a raccogliere grazie a voi. Ringrazio Luca e tutti gli altri che hanno commentato sotto gli scorsi video, gli scorsi episodi, perché sono stati molto preziosi nell'avere un quadro generale ben preciso questa volta. Quindi in questo video ci andremo a sbustare un Eco Blister, che è l'unico elemento tra quelli disponibili che mancava all'appello dell'unboxing, degli vari unboxing che abbiamo fatto, e un altro box da 36, sperando questa volta di andare a completare la collezione. Questo sarà il penultimo episodio, ragazzi, poi ci sarà ovviamente quello con la collezione completa. Non perdiamo altro tempo adesso e cominciamo. Eccoci qua. Allora, io comincerei dall'Eco Blister, che fino adesso avevo un po' sottovalutato perché, non essendo previste edizioni limitate per le card, ho pensato che fosse inutile, però secondo me questi Eco Blister servono più che altro per una questione di proporzioni, ecco, per trovare qualche parallel dorata o argentata. Infatti qui abbiamo già subito la prima parallel argentata. Poi per le altre figurine, ragazzi, scorrerò abbastanza velocemente. Prima card, perché ormai penso che chi già ha seguito soprattutto gli altri episodi saprà, ne avrà viste già diverse. Seconda argentata, ottimo. E vi dicevo, quindi, il problema di quest'album è stata sempre causa una serie di imprecisioni da parte di Panini, perché in varie descrizioni dei suoi prodotti sul sito ha dato sempre delle informazioni sbagliate. Prima di tutto ha parlato terza parallel, quindi penso che proprio gli Eco Blister, quindi, che io sottovalutavo tanto, mi sa che sono la via per chi vuole collezionare le parallel. Poi vedremo alla fine. E bellissima questa col Beholder. E madonna, sta carta, ragazzi, l'avevo trovata tipo, boh, ce n'avevo mille. Vi dicevo, quindi prima sono state date delle informazioni sbagliate. Altra parallel, quindi 4 argentate. Quindi a questo punto io questa cosa non l'avevo mai potuta testare, ragazzi. Quindi a questo punto dentro gli Eco Blister ci sono molte parallel argentate. Sicuramente ce ne sono 4, ho avuto molta fortuna io, e qui mi aspetto quella dorata, quindi, infatti è così. Quindi 4 argentate e una dorata all'interno degli Eco Blister. Sarà quello il motivo per cui sono andati a ruba e sul sito non sono già più disponibili? Penso proprio di sì. Comunque, ecco qua, intanto io mi apro il box. Le informazioni fornite da Panini sono state sempre sbagliate. Prima ha cominciato dicendo che appunto tutte le figurine base potevano essere trovate, quindi 118 sarebbero potute essere trovate nel loro formato parallel, quindi oro e argentato. Altra parallel argentata, molto bene. Tra l'altro molto bella, questa mi sembra che mi mancava. E invece poi sono diventate all'interno del box un'altra descrizione, ci parlava invece di 64, se non mi sbaglio, forse anche qualcosina in più. Poi invece nella edizione da collezione, quindi questa scatola rossa, dicevano addirittura 144 figurine parallel. E quindi c'è stato giustamente un pochino di perplessità tra molti che hanno fatto questa collezione. Per fortuna però voi nei commenti, che siete stati bravissimi, raga, avete dato subito dei chiarimenti. Cioè da subito, insomma, perché Panini ci ha messo un bel po' a rispondere in realtà a questo ragazzo Luca, e poi non ricordo se c'era anche qualcun altro. Comunque siete stati tutti molto partecipativi nei commenti, ragazzi, quindi vi ringrazio ancora. E appunto, quindi ha detto ufficialmente Panini che
Le figurine parallel saranno 64 e ci sono anche i numeri. I numeri che adesso vedrò se metterli qui in sovraimpressione o altrimenti ve li metterò nel primo commento in evidenza, così che tutti voi possiate sapere più o meno quali sono le parallel, non più o meno, con precisione quali sono le parallel e quindi poi potervi organizzare di conseguenza. Fatemi sapere a proposito come state organizzando le vostre figurine. Io sto cercando di attaccare soltanto per il momento le figurine di cui sono sicuro che non ci sia una versione parallel e sto attaccando quelle dorate. Cioè, se trovo una parallel dorata, l'attacco le do la precedenza. Le altre non lo so. Proprio perché non so ancora se andare poi ad attaccare solo parallel dorate o fare un miscuglio di parallel argentate e dorate o fregarmene altamente e completare la collezione. Questo lo scoprirete soltanto nell'ultimo episodio di questa serie, che spero sia il prima possibile perché non vedo l'ora di finirla questa collezione, sia perché mi è piaciuta molto. Intanto mi sa che alcune di queste card non ce l'ho, quindi molto bene, che ne mancano pochissime per finire la collezione. Parallel dorata, ottimo. Sia perché mi è piaciuta molto e non vedo l'ora di vederla completa, sia perché, ragazzi, sto portando avanti tante altre collezioni e quindi cioè, liberarmi di una avendola completa non sarebbe affatto male come cosa. E quindi purtroppo, ragazzi, cioè, ci sono state diverse imprecisioni non solo riguardanti questa raccolta, questa mi mancava, perfetto, ottimo. Non riguardo solo questa raccolta, ma riguardo tante altre uscite. Per esempio, io sto facendo in contemporanea, non so quanti di voi stiano seguendo anche gli altri miei video, ma sto facendo anche la collezione, anche qui, a due sti pacchetti. Mi è capitata la stessa cosa con Deadpool, però vabbè. E sto facendo la collezione appunto dell'album di Deadpool. Anche lì una marea di informazioni sbagliate riguardo quello che è l'album cartonato, poi lo dirò ovviamente anche in un video dedicato su Deadpool, dedicato a Deadpool. Anche lì prima sarebbe dovuto uscire, prima doveva essere un'esclusiva del sito, è stato detto così a me personalmente a Lucca Comics. Poi a quanto pare non è stato così, perché sul sito ad oggi, sto registrando oggi il 22 di novembre, ancora non c'è assolutamente niente. Poi molte persone che io conosco hanno mandato un'email, nessuna risposta. L'ho mandata anche io personalmente. Pensate che io l'ho mandata il giorno dopo che sono tornato da Lucca, perché non mi sono fidato di quello che mi hanno detto e quindi ho mandato un'email. Beh, Lucca, tutti sapete che è stata a fine di ottobre. Alla fine di ottobre mi hanno risposto praticamente 2 giorni fa e mi hanno detto che l'album cartonato non è previsto. E quindi, come sospettavo, niente album cartonato per Deadpool. Insomma, Panini dovrebbe un attimino rivedere, come vedete, sempre a due questi pacchetti con la stessa carta, con pacchetti anche ravvicinati. Dovrebbe rivedere un attimino la sua politica in questo senso, secondo me, perché il collezionista, secondo me, va sempre coccolato. Bellissima carta. Va sempre coccolato in un modo o nell'altro, perché si spendono sempre un sacco di soldini, che sia roba più costosa, che lo sia meno e quant'altro, però si spende sempre un sacco di soldi e quindi il collezionista comunque va agevolato. Anche questa mi mancava, scusate, al contrario. Beh, le carte io penso proprio che siamo vicini alla conclusione, perché me ne mancavano 3, 6, 8, mi sembra. Una cosa del genere, 8-9, io spero di essere vicino alla fine. Intanto ancora ad oggi Panini non ha reso disponibile la funzione di acquisto delle carte e delle figurine singole sul sito, che credo, spero, faccia il più breve tempo possibile, perché anche qui mancheranno veramente una manciata di figurine. Ah, bene, la 2 mi mancava, ottimo. Voi invece, mamma mia, veramente, cioè, chi è che voglio parlare con chi fa i box, con chi gestisce i box, perché è assurdo questa cosa. Con Deadpool mi è successa la stessa identica cosa, raga.
Voi invece come siete messi con la collezione? L'avete completata? Avete deciso se, come disporre? Mettere le carte parallel, dorate, argentate? Tra l'altro non so, non credo che verranno messe in vendita queste sul sito, le parallel. Però sono curioso di sapere, poi anche magari da altre fonti, come potrebbe essere, quali potrebbero essere i prezzi di figurine del genere. Ho detto carte, mi sa prima, ragazzi. Se ho detto carte, scusatemi, ma mi confondo. Tra tutte queste collezioni di carte, di figurine, non ci capisco più niente. E comunque mi sto riavvicinando tantissimo alle carte. Quindi, per chi mi seguirà, avrà molti altri contenuti riguardanti le carte. Ma non è possibile, guarda. Non è possibile. Molti altri contenuti riguardanti le carte sul canale. Stavo pensando anche, mi stava riprendendo anche la scimmia per le carte Pokémon, ragazzi, ma lasciamo stare perché molto probabilmente quando mi fisso con qualcosa, poi lo farò, lo faccio. E quindi questa tra l'altro è la 2, ma mi sembra che ce l'ho. Mi sembra che mi manca la 1 di carta. La 1, la 8. Devo vedere. Comunque. La collezione, io vi confermo che comunque è una collezione bellissima questa di D&D ed è una collezione in cui si vede che hanno avuto una maggiore cura, sia nel sagomare le carte, sia nei bordi, insomma c'è sempre qualche cavolata alla Panini style, ma scusate ragazzi io ne parlo male, ma perché ultimamente Panini è abbastanza indifendibile, se posso dire. Sta facendo, questa è un'ottima collezione, bellissima, però ecco, ci sono delle cose come al solito che vanno a rovinare l'esperienza e non dovrebbe essere così. D'accordo che si pagano poco, non si pagano tantissimo, quantomeno, poi poco o tanto è sempre molto relativo. Per me può essere poco 5 euro, per un'altra persona possono essere tanti, quindi ecco, dipende. Questa anche mi mancava. Questa, bello, bellissimo, la 19, anche la 19 mi sembra che mi mancasse, quindi molto bene. Come carte ci siamo probabilmente, non credo di averle finite, come con la mia solita sfortuna me ne mancheranno tipo una o due, e quindi bisognerà poi fare due ordini, anche perché Panini dà come limite massimo 5 carte per volta e 50 figurine. Solo che ovviamente figurine base, non figurine parallele. Le parallele io penso proprio che non sarà possibile acquistarle. Siamo alla fine, mancano 4-5 pacchetti, ragazzi. Intanto spero che non vi stia annoiando con i miei discorsi. Ma comunque andavano fatti secondo me per chiarire un po' il punto della situazione, per fare un po' il punto della situazione su una collezione che ho visto che state facendo in tantissimi e sono molto contento anche perché è nell'aria il fatto che Panini possa fare una seconda quest. Questa ce l'avevo, mi sembra, sì. Possa fare una seconda quest, non adesso ovviamente, però sarebbe davvero una cosa molto interessante se continuasse con questa linea, perché ripeto, al di là di tutto è molto bella. Le carte sono fighe, le illustrazioni sono belle, c'è una maggiore cura, mi piace l'edizione da collezione. Insomma, prezzi un po' elevati, questo sì, ma qui mi pare che ultimamente tutto stia avendo un aumento di prezzi considerevole. Bellina questa già ce l'ho, è molto figa. Ok, ultimi tre pacchetti, ragazzi. Intanto questo video probabilmente durerà un pochino più del solito, perché comunque i pacchetti sono tanti. Molto figa questa dorata, molto bene. Non ricordo se già ce l'ho. Qui abbiamo la 52, che però mi sembra di avere già. Non ricordo. Anzi, ragazzi, se poi qualcuno di voi vuole organizzare dei gruppi, eccetera, fatelo pure, eh? Anzi, è una buona idea. Ultimo pacchetto. È l'ultimo con la parallel dorata, ci voleva. Questa
Comunque mi ha incuriosito molto, tra l'altro mi sa che l'ho già trovata, la questione delle cubliste. Questa mi mancava molto bene. Bene ragazzi, fine. Adesso andiamo di là per le conclusioni finali. E con questo era tutto ragazzi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti a che punto sono le vostre collezioni. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale perché ci sarà un sacco di roba nuova, un sacco di nuovi contenuti. Non solo sulle figurine, non solo su D&D, ma anche su tantissime altre collezioni, carte, action figures. Fate un giro sul canale e date un'occhiata, magari trovate qualcosa che vi piace. Per il resto, per D&D ci sarà un ultimo episodio con l'album completo, andremo a sfogliarlo insieme, non so ancora che figurine ci saranno, se base, parallel, dorate, argentate, insomma, molto probabilmente all'inizio vi farò vedere l'album completo di base e qualche parallel, perché poi me lo farò con calma con tutte le dorate probabilmente, oppure tutte le argentate. Detto questo ragazzi, io vi saluto, grazie come sempre di essere arrivati fino a qui e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!